La dottoressa Stefania Piloni, grazie buongiorno. Di essere con noi, grazie. Buongiorno, ginecologa, sì. Oggi ci aiuterà a capire meglio quali siano i giusti consigli per le donne che stanno avvicinando per la prima o seconda o terza volta, anche quarta, insomma per chi è così fortunata da essere mamma più volte, appunto la fase più bella, più importante, su cui si ha tanto bisogno di cura, cioè quella della gravidanza. E poi le donne, io avevo fatto vedere oggi questo bel articolo dedicato a Sharon Stone, 53 anni, splendidamente portate. Ecco, la Stone dice invecchiare è una fortuna. Allora, le donne che si trovano di fronte ad un altro appuntamento, quello con la menopausa, che non va vissuto a tutti i costi come un trauma o come qualcosa che vada a rovinare la nostra esistenza. Dunque, dottoressa, partiamo con ordine innanzitutto. Sono due eventi completamente diversi, perché gravidanza e menopausa, anche dal punto di vista biologico. La gravidanza ha moltissimi estrogeni, una bomba estrogenica, infatti la pelle è bellissima, i capelli sono bellissimi, e la menopausa ha gli estrogeni che ci abbandonano, una sorta di piccola ingiustizia biologica. Prima tanti estrogeni e poi pian piano questi estrogeni se ne vanno. Che vanno a calare. Vediamo come capovolgere però l'ingiustizia. Giusto. Prima parliamo del lato positivo, vale a dire abbiamo preparato un po' di cartelli. Tra i principali disturbi legati alla gravidanza, appunto causati dai cambiamenti ormonali, lo vediamo, ci sono anemia, comparsa di capillari. Purtroppo le vene varicose, le gambe certo. pesanti. Perché portiamo... Spesso inizia da lì, perché di solito le donne non hanno problemi prima della gravidanza rispetto ai capillari e alle vene varicose, poi arrivano. Insonnia, nausea e stipsi. Allora, come organizzarsi? L'anemia è una finta anemia, in fondo è un prestito, perché la mamma deve prestare al bambino il ferro, per cui si chiama emodiluizione, una sorta di prestito, però deve anche reintegrarlo, altrimenti la mamma si sciupa, diventa stanca, le gira la testa, si viene al ristorante, per cui la prima cosa è integrarlo, per cui prendere le pastigliette che contengono ferro e integrarlo anche nella dieta, perché il ferro è contenuto nei broccoli, certo. nei cavolfiori, dove c'è anche l'acido folico, che per la mamma è importantissimo, e poi chiaramente nelle carni, fra le carni bianche soprattutto nel tacchino, e poi nei legumi che sono la carne dei poveri, tutti noi sappiamo che le leguminose, di cui poi anche parleremo dell'importanza in menopausa, effettivamente contengono ferro. Quindi le lenticchie a volontà. La lenticchia fa benissimo, è un'antica prodigiosa per le donne a tutte le età. E poi dicevamo i capillari. Ecco, per i capillari, dal punto di vista della medicina naturale, funzionano molto bene la vite rossa e il mirtillo. Il mirtillo può essere preso anche in comode pastigliette per bocca, però sono integratori naturali che proteggono molto il microcircolo. Sì. E poi una bella calza, 40 denari, quello sì. che si riesce a mettere, che stringa il più possibile per fare in modo che il ritorno venoso, per cui che il sangue ritorni più facilmente verso il cuore, altrimenti ecco, forse rispetto ai tempi in cui, non so, parlo degli anni 60, in cui il concetto della, per esempio, le calze elastiche oggi o comunque sono facili belle. Da trovare. Ci sono quelle da gravidanza. Ci sono proprio, quella gravidanza con il girovita che si estende. Con il girovita largo, quindi sì, insomma, prima non c'erano. Le mamme sono avvertite, ecco, le mamme sono avvertite, mamme. Infatti le mamme di prima erano più in difficoltà, abbiamo Come visto no. maternità differenti. Molto più in difficoltà. Insonnia, nausea. E stipsi, che cosa fa? L'insonnia anche lì è un'insonnia relativa, perché alla fine la madre a letto andrebbe presto, alle 9, 9:30 incomincia a avere sonno e poi si sveglia verso le 5, quando c'è il picco dell'ormone del cortisolo, perché il bambino produce attraverso i propri surreni il cortisolo, per cui la mamma ha questa sveglia anticipata. Il vero segreto è andare a letto prima, cioè bisognerebbe coricarsi verso le 9:30, 10, magari mangiando, anticipando un pochino la cena, e poi purtroppo svegliarsi presto, e questo è un po' e recuperare un po' nel weekend, questo come consiglio proprio generale. Noi lo facciamo tutta la settimana, dottoressa. Infatti, voi siete sempre in onda. Gruppo. Ma anche noi ginecologi, esatto. perché ci alziamo presto, i bambini nascono, e poi la valeriana, la passiflora, per cui non si possono prendere sonniferi in gravidanza, sono pericolosi, sono per pericolosi. Cui vanno abbandonati. Però valeriana e passiflora, per cui le erbe della notte possono essere sempre Stipsi, prese. Stipsi, mangiare tante fibre, insomma, è buona fibre, sostanza. Oppure prendere i semini dello psiglio, perché lo psiglio è un semino che aiuta molto ad andare bene in gravidanza. Psiglio, i semi di psiglio, che sono dei semini di una pianta, per cui che aiutano molto. Psiglio. Molto bene. Allora, durante la gravidanza invece su questo andiamo ancora più veloce, evitare carne cruda, pesce crudo, le uova e il dolcificante. Il dolcificante contiene aspartame, per cui in gravidanza non si usa. Meglio un caffè amaro che è consentito che un caffè con che non un caffè dolcificato. Venire a contatto con soggetti affetti da malattie esantematiche. Certo, se ad esempio un classico, la mamma è incinta del secondo figlio, al primo figlio con la varicella, come fare? Ma in fondo affidarlo ai nonni, cioè sì. in qualche modo non accudirlo, perché una gravidanza fatta con la varicella può essere pericolosa per il bimbo in pancia. Tra i farmaci consentiti,
o quando si è in gravidanza, alcuni antibiotici, la penicillina e il paracetamolo. Il paracetamolo è sempre comunque possibile, sia nel primo trimestre che poi non fa mai male, per cui è permesso. Adesso veniamo alle donne che soffrono dei sintomi della menopausa. In Italia sono circa 6 milioni di donne, la fascia di età va fra i 40 e i 60 anni. Il calo degli estrogeni e degli ormoni femminili può dare agio alla vampata di esistere. Al calo di desiderio sessuale, all'osteoporosi. Esatto, una sconfitta. Il calo del desiderio moltissimo, infatti i mariti si lamentano molto, anche all'aumento di peso. I mariti dovrebbero guardarsi, però scusatemi, adesso ho detto una battuta cattivissima. Dice, nel senso. Sì, ecco. Soprattutto forse, se si è coetanea, ecco, un po' a portare appunto, pazienza per scusate, questo momento di passaggio. Sono molto tifosa delle donne, giusta, ma siamo donne, per cui non è possibile altrimenti. Sì, tutti i cambiamenti anche abbastanza veloci, perché la premenopausa alla fine è un anno, cioè in un anno si fa un passaggio in cui gli estrogeni vengono sottratti e anche il testosterone, che è l'ormone del desiderio, perché dobbiamo in qualche modo recuperarli con le terapie, certo. Guardate bene i ragazzi fate più palestra, uomini, insomma, vabbè. Adesso scaricate al di là di questa battuta, per combattere questi disturbi si può ricorrere, e questo è il nostro quarto cartello, ai fitoestrogeni. Stavo chiedendo poco fa, mentre vedevamo Morgan, alla dottoressa di spiegarmi che cosa sia il trifoglio rosso, 45 volte più efficace della soia. Il trifoglio rosso è un ormone vegetale, per cui nel trifoglio c'è un ormone, questo ormone è un estrogeno naturale, per cui è un fitoestrogeno, per cui un estrogeno estratto dalle piante. Per cui gli estrogeni non sono solo chimicamente prodotti, dove possono essere anche pericolosi, perché la terapia sostitutiva ormonale si può fare massimo per 5 anni, poi di solito pianta in asso le donne. È una sorta di passaggio in cui una donna magari si affida per i primi 5 anni della menopausa, se desidera farlo. Perché comunque in Italia la maggior parte delle donne non fa terapia sostitutiva, sono più o meno perché il 20. Questo, dottoressa? Perché c'è un rischio importante di tumore mammario. Per cui, come dire, io per alleviare una vampata oppure per dormire meglio la notte mi devo prendere un rischio che è quello del tumore della mammella. Per cui c'è un grosso fantasma nella terapia sostitutiva. Perché? Il problema è, vale la pena per un sintomo? Conta avere l'osteoporosi, ad esempio, una donna che ha molto osteoporosi. Per salvare il femore è giusto che si affidi a una terapia medica più importante. Ma se una donna sta benino, ha solo qualche vampata, per cui non è così messa in crisi, in difficoltà dalla menopausa, tendenzialmente non si affida alla terapia sostitutiva perché i rischi sono troppo alti. Sono troppo alti. Allora certo, preferisce la fitoterapia, in questo caso il trifoglio rosso, elimina moltissimo le vampate, non le toglie del tutto, ma se una donna aveva 10 vampate poi ne avrà 2 o 3 al giorno, per cui comunque riesce a stare molto meglio, riesce a dormire meglio. E l'osso comunque viene molto protetto, perché comunque anche dall'osteoporosi, grazie al trifoglio rosso, che poi può essere unito al calcio, alla vitamina D, per cui ad altre forme di integrazione. Quindi noi andiamo in farmacia e chiediamo comunque un fitoestrogeno, un integratore a base di trifoglio rosso. Di trifoglio rosso. Ultima parola sulla soia. Sì. Io parlo da tifosissima del latte di soia, tofu. Anch'io, io sono vegetariana, per cui ho dovuto imparare a usare moltissimo la soia nella mia alimentazione come proteina vegetale madre. Però la soia, il trifoglio rosso non lo possiamo mettere nel piatto, non so se qui a Roma fate i meravigliosi piatti col trifoglio rosso, però è più facile prenderlo come strato secco, certo, cioè come pastiglia. La soia, la soia invece va consumata, infatti le donne modi orientali non hanno le vampate che abbiamo noi, anche il loro osso è molto più protetto, anche il loro seno è molto più protetto al tumore mammario, perché queste donne asiatiche consumano moltissima soia, per cui comunque crescono svezzate col latte di soia, mangiano pane con farina di soia, per cui la soia nell'alimentazione fa molto bene. Fa molto bene. Certo, gonfia un po' la pancia, lì bisogna stare attenti poi a aiutarsi con qualche carminativo, qualche semino. Come si chiamava il semino? Psilio. Invece quello sgonfia pancia è il cumino. Il cumino, infatti, in Oriente a fine del pranzo ti danno sempre i semi di cumino. I semi di cumino, che sono quelli sgonfia pancia. Per cui ho mangiato la lenticchia, ma poi c'è l'antidoto. C'è l'antidoto, quindi. Oh, sulle lenticchie, io voglio coinvolgere la dottoressa Piloni in questo senso. C'è una signora che si chiama Mancino di cognome, e ignoro il nome, ma a Potenza la chiamano tutti Comare Mancino, che sta galoppando serena verso i 103. In perfetta salute. Aspetta. E in perfetta salute e sostiene di mangiare tutti i giorni un piatto di lenticchie. Lei dice: la mia ricetta per stare bene, per
per crescere nel tempo, non ha nessuna intenzione di scollare da questa terra, è mangiare lenticchie. Perché una vecchia saggia praticamente, che ha trovato nella lenticchia suo fitoestrogeno di lunga vita in qualche modo. Sì. Ribadiamo che le lenticchie fanno proteina bene. Proteina vegetale e fitoestrogeno, per cui due proprietà. Non vale frullarle, molte donne le frullano, poi tolgono le buccine per non gonfiarsi la pancia. Il segreto è nella buccina, cioè quello che fa bene della lenticchia è nella cuticola, per cui non va eliminata, va mangiata intera. Brava dottoressa, esatto, perché questa mania di togliere tutto, insomma, esatto, lavare la bene, fibra. Molto molto bene, ma lavare la natura bene, la offre, esatto. Così e quindi evitiamo di... Non vale per le noci, chiaramente, perché insomma, lì va tolta, la buccia va tolta perché è un po' dura. Ci chiede Carla? Marta? Allora, evidentemente non so se questa signora che ci scrive sì. sia incinta o meno, ma dice, ma è vero che in gravidanza aumenta il desiderio sessuale? Certo, perché aumentano gli estrogeni, per cui siamo esplosive, viva Dio. Caspita. In allattamento scende, ma tutto il momento... Che è un periodo un po' strano, perché gli uomini poi non ci toccano, perché siamo in gravidanza, per cui anche questa forma del corpo nuova è strano effettivamente. Però le donne hanno moltissimo desiderio.